tutti gli amici della Torre del Gusto. Eccoci di nuovo a un altro appuntamento. Vi parliamo oggi dalla splendida baia di Castel di Tusa, sotto il castello di San Giorgio, e oggi vi vogliamo portare alla scoperta dei tesori marini di questa meravigliosa zona del Mar Tirreno. Vai col servizio. All'inizio di tutto questo lavoro, di tutti questi studi, ci siamo accorti che c'era una grandissima mancanza di conoscenze sugli ambienti profondi. Più in profondità di dove erano stati i subacquei sportivi, insomma sotto i 40, 50, 60 metri, noi non sapevamo praticamente nulla. Avevamo delle informazioni ricavate dalle attività di pesca, ma ci siamo benissimo accorti che non sono per niente significative e non rispecchiano la realtà di quello che c'è lì sotto. Perché abbiamo iniziato solo nel 2010 a fare questo tipo di studio? Beh, diciamo che la tecnologia ci viene in aiuto, però è vero che insomma siamo andati sulla Luna, se non mi sbaglio, era nel 1969, quindi non è che ci manca la tecnologia, solo che chissà per quale motivo tutto questo know-how tecnologico è difficilmente impiegato nelle esplorazioni sottomarine. Solo negli ultimi anni, per fortuna, questo processo sta cambiando. In realtà è molto interessante questo, anche l'aspetto appunto della fauna associata a queste foreste, perché troviamo che molte specie sono appunto legate a particolari coralli, come per esempio la lappanella, che troviamo sempre tra i coralli neri o tra gorgonie di più grandi dimensioni, rane pescatrici, pesci San Pietro, tutti organismi che poi è un po' difficile incontrare dal vivo. È strano perché uno si immagina un ambiente profondo, lontano e quindi possa non essere toccato da quello che è l'attività dell'uomo. Invece al contrario, in praticamente il 90% dei punti di immersione che abbiamo fatto abbiamo trovato tracce della presenza dell'uomo, con la presenza di rifiuti e di reti, attrezzi da pesca persi.
purtroppo spesso questi, le reti che sono sia perse per sbaglio o proprio deliberatamente abbandonate, rimangono appunto sul fondo, si impigliano tra le rocce, tra i coralli e possono anche continuare a pescare, si parla infatti di reti fantasma, per un tempo indeterminato. Quindi tutto quello che viene catturato in realtà rimane lì, senza che poi nessuno ne possa comunque usufruire, non viene catturato e rimane là a morire. Rara bellezza, un mare profondamente turchino con i colori che vanno dal blu cobalto all'azzurro intenso, è quello che caratterizza questo tratto di costa. Infrange su un costone a strapiombo sul mare, dando vita a un paesaggio poetico. Fa con l'intento di promuovere le eccellenze territoriali nel nostro paese. Il nostro intento è quello di promuovere i prodotti del territorio non classificandoli come prodotti per turisti, ma cercando di avvicinare il più possibile le persone a questa realtà. Tant'è che siamo sempre presenti a numerose iniziative propagande. Attraverso il cibo cerchiamo di fare viaggiare le persone alla scoperta del territorio, tant'è che abbiamo anche realizzato una mappa dove la gente attraverso le eccellenze territoriali può viaggiare la Sicilia, può scoprire il nostro territorio attraverso il cibo. Noi ci impegniamo sempre a cercare di promuovere le nostre eccellenze territoriali affinché le persone, oltre ai nostri
meravigliosi paesaggi a livello artistico e culturale ci vengono a trovare anche per le nostre eccellenze culinarie. Con l'occasione mando un saluto alla Torre del Gusto che mi ha permesso di questa intervista. Ed eccoci qui nella splendida cornice del Lido Est a Castel di Tusa con il vice sindaco di Tusa, la dottoressa Nicoletta Patti. Dottoressa, questo è il secondo anno che Tusa viene insignito da ben due bandierine del FEI. Le bandierine vengono date proprio perché ci sono dei parametri ben precisi per la qualità delle acque, per la qualità dei servizi. Certo, diciamo che Castel di Tusa è proprio rinomata per questo, perché noi abbiamo dei fondali che sono, diciamo, le sette meraviglie, fanno parte delle sette meraviglie, e questo lo sappiamo perché molto spesso facciamo delle ricognizioni. Noi abbiamo una condotta sottomarina, quindi molto spesso andiamo a fare delle ricognizioni per vedere se è tutto a posto, se è tutto regolare, tramite anche la presenza del nostro biologo che puntualmente ogni settimana fa le analisi delle acque. E proprio per questo accortezze, per questi controlli, per queste meraviglie, ci hanno accordato prima, il primo anno, una bandiera che era la bandiera blu della spiaggia Le Lampare. Il secondo anno due bandiere, la bandiera Le Lampare e la bandiera marina. Lo scorso anno, mi perdoni se ne interrompo, eravate la seconda spiaggia d'Italia dopo Maratea, quindi sì, che è tutto dire. Questo è addirittura è stato un riconoscimento da parte di Legambiente. E, le bandiere blu in modo particolare sono state comunque la ciliegina sulla torta per gratificare il tutto e ratificare il tutto. Di questo volevo e ci tengo a precisare, diciamo che tutta l'amministrazione e tutti i consiglieri siamo stati coinvolti, ma un ringraziamento particolare va al pilota di questo progetto che è il dottore Pasquale Serruto. E questo voglio dire, diciamo, allora quando ci vuole grate, è giusto dare questi, sì. Castel di Tusa offre una varietà di spiagge, dai costoni fino a, diciamo, una spiaggia di sabbia, una spiaggia di ciottoli. Sì, diciamo che una cura particolare noi come amministrazione la diamo alla spiaggia, perché noi viviamo di turismo praticamente. Una volta c'era la pesca, ma ora non c'è più, purtroppo, ufficialmente, o perlomeno pescatori saranno un paio in tutti, mentre prima si viveva esclusivamente di pesca. Quindi noi come amministrazione puntiamo più sul turismo, e questo puntare sul turismo significa attenzionare giornalmente e costantemente la spiaggia, la pulizia, il decoro, ma soprattutto la pulizia della spiaggia. Diciamo che effettivamente è una perla all'occhiello Castel di Tusa. Allora cosa vuol dire, appunto, diciamo, lei è proprio di Castel di Tusa, di conseguenza cosa vuol dire amministrare comunque un comune come questo? Allora, io amo Castel di Tusa perché qua sono nata, qua sono nati i miei genitori, e ce l'ho nel cuore, e praticamente considero Castel di Tusa il paese più bello del mondo, questo che sia chiaro. Assieme a Tusa, naturalmente, perché certo, tutto il comune stiamo cercando di portare avanti e fare avere quel salto di qualità che, diciamo, non abbiamo avuto al 100%, ma lo stiamo ottenendo.
Qui a Castel di Tusa abbiamo la Fiumara d'Arte, che è sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica. Quindi Antonio Presti ha fatto conoscere comunque all'inizio, qualche anno fa, anche questo paese per questo motivo. Adesso invece sono nate diverse altre strutture. Ecco. Allora, intanto volevo solo accennare e dire questo, che Tusa è un paese completo e a Castel di Tusa abbiamo il mare, che è la nostra vita, è la nostra fonte di ricchezza. Come amministrazione abbiamo cercato proprio di puntare su queste cose bellissime e dare a tutti i turisti che vengono nel nostro paese massima accoglienza, massima disponibilità, massima allegria, massima... Tutto quello che possiamo dare. Le strutture sono aumentate di anno in anno, adesso abbiamo lidi, abbiamo alberghi, abbiamo bar, ristoranti, pizzerie, diciamo che sono più rispetto. E anche di ottima qualità, devo dire. Su questo non c'è dubbio. A Santo Stefano di Camastra, da torri medievali e residenze nobiliari, e qui il mare la fa sempre da protagonista con i suoi colori blu cobalto e verde turchino.